Buonasera a tutte, buonasera a tutti. Benvenuti alla terza diretta YouTube promossa dall'associazione MIA, Centro Antiviolenza di Casalmaggiore. Questa sera l'evento è dedicato al 25 aprile, a Lidia Menapace Prima di così, intanto che aspettiamo che le persone si colleghino e superiamo un po' di aspetti tecnici, perché ahimè anche questa volta siamo in questa modalità, volevo ringraziare le mie colleghe, volevo ringraziare le ragazze, le operatrici dell'associazione. Del centro, prima di tutto per avermi dato, come dire, l'opportunità e la possibilità di introdurre questa serata, a cui teniamo molto, e quindi di rappresentare l'associazione. Ringraziarle perché molti di voi lo sanno, ma poi a volte si collegano persone anche che non ci conoscono, quindi non del territorio. Ringraziarle anche per l'attività che a titolo di volontariato svolgono tutti i giorni come centro nell'accoglienza delle donne, quindi 5 giorni a settimana, dando reperibilità 12 ore al giorno, e ringraziarle soprattutto perché all'interno di questo quadro complicato trovano le energie per realizzare iniziative come questa, iniziative di carattere culturale, di promozione, che sono proprio il motore, insomma, del cambiamento a cui auspichiamo tutti quanti. 25 aprile 2021, e quindi il primo anno di celebrazione della festa della liberazione senza Lidia Menapace. Molti di voi sanno che è deceduta il 7 dicembre 2020, nata nel 24, quindi a 96 anni suonati. E ci siamo rese conto con le ragazze nel preparare questa serata, nello studiare, che Lidia Menapace ha avuto una vita immensa, enorme, una personalità dalle mille sfaccettature, quindi vi anticipiamo che non riusciremo stasera a non abbiamo pretese di approfondimento, di esaustività. Lidia è stata una partigiana che ha avuto un ruolo assolutamente di primo ordine nella Resistenza, una pacifista, una femminista, una scrittrice, un'intellettuale, una senatrice della nostra Repubblica, e quindi diciamo che stasera necessariamente ci dobbiamo affidare a delle persone esperte e competenti per lanciare un seme e per iniziare appunto a parlare di lei. Lo faremo grazie ai nostri ospiti e ai nostri collaboratori, che sono Marzia Benazzi, professoressa di storia e filosofia, e lo faremo anche dando un taglio particolare. L'avete visto nella locandina. Quindi abbiamo preso un po' come filo conduttore della narrazione, come punto di partenza, il libro scritto e pubblicato nel 2014, Io partigiana, la mia resistenza. Un libro che poi appunto i nostri collaboratori ci aiuteranno attraverso proprio al racconto di Marzia, a capire meglio, ma che ha segnato un po' la presa di coscienza del significato della resistenza, non solo dal punto di vista storico, ma per tutto quello che ha voluto dire poi successivamente. Allora, io volevo fare un ultimo ringraziamento e un'ultima sottolineatura prima di passare la parola a Marzia, che è legata alla collaborazione che abbiamo con l'ANPI, come all'ANPI di Casalmaggiore, in particolar modo a Giancarlo Roseghini, al presidente, il professore. È una collaborazione, uno scambio che
è nato e iniziato da qualche anno, che ha un nome, nel senso che abbiamo ormai fatto confluire questa collaborazione in un percorso culturale che si chiama Camminare diritte, resistenza al femminile. E sono, diciamo, è con particolare affetto e orgoglio che voglio citare questa collaborazione e questo scambio, perché ci ha permesso, credo, in questi anni di fare due riflessioni importanti, un po' sul ruolo che le donne hanno avuto nella resistenza e sul ruolo delle donne in generale, che troppo spesso è stato raccontato come un ruolo importante, sì, ma un po' troppo romantico, no? Come coloro che portavano i messaggi, coloro che andavano in bicicletta. Sì, importante, ma voglio dire che grazie a Marzia, con la quale abbiamo già collaborato, grazie a Giancarlo, grazie all'ANPI, in questi anni abbiamo messo in risalto anche il fatto che le donne nella resistenza hanno rischiato la vita, sono state, voglio dire, compatibilmente con le loro risorse, con le loro capacità, non hanno avuto un ruolo subalterno, ma sono state veramente, hanno proprio rischiato, sono state anche fucilate, torturate, uccise per portare avanti il progetto e per salvare delle persone. L'altra cosa è che in questi anni siamo riuscite, forse la cosa anche più importante, a rinnovare il concetto di resistenza ed è quello che stiamo cercando di fare con l'ANPI e con tutte le persone che ci aiutano. La resistenza non è un concetto antico, fare delle iniziative sulla resistenza non significa solo onorarne la memoria per chi un po' di memoria l'ha persa, per chi ha qualche vuoto di memoria. Parlare di resistenza significa soprattutto parlare delle nuove forme di resistenza e delle nuove forme di fascismo. Questo è un percorso importante che stiamo facendo. La resistenza non si è giocata, come direbbe Lidia Menapace, solo sul campo della lotta. La resistenza la giocano e la vivono, la sperimentano tantissime categorie di persone oggi. L'abbiamo detto tante volte, le donne, i migranti, le categorie della nostra società che vengono ingiustamente considerate di serie B, i lavoratori, i giovani. E la radice è sempre la stessa, la radice di allora e di oggi è sempre la stessa, è l'odio ed è la sensazione di essere superiori agli altri o di essere diffidenti verso tutto ciò che è diverso. Questo è il motivo per il quale crediamo, come associazione che si occupa di politiche femminili, che sia particolarmente importante collaborare con l'ANPI, ma collaborare con tutte le associazioni del terzo settore che, come noi, hanno dei principi e dei valori ispiratori molto chiari, non in una chiave partitica, non in una chiave necessariamente partitica, ma dei valori che sono quelli che sono veramente fondanti la società che vogliamo. Quindi una società non violenta, una società aperta, paritaria, inclusiva. E questo è il motivo per cui siamo molto felici stasera di essere a fianco dell'ANPI e di tutti coloro che vogliono fare questo cammino di resistenza, insieme. Io, Giancarlo, ti passerei, ho già rubato tantissimo tempo, ti passerei a questo punto la parola. Non hai il micro, non sento Giancarlo. Tanto che superiamo questa difficoltà tecnica. Vediamo un attimo.
Prima si sentiva. Probabilmente Giancarlo sì, sta tentando di riconnettersi per vedere se funziona il microfono. A questo punto, Rebecca, ti direi a questo punto di far partire. Pensare al femminismo, a me piace sempre pensare a una cosa, come dire, che appartiene alla natura delle cose. Mi piace paragonarlo a qualche evento che avviene nella natura. Allora, una delle cose più affascinanti è che l'acqua che scorre ovunque, poi ogni tanto si perde, sembra che si imbuchi nella terra, e poi però riemerge. Questo andamento sotterraneo, che rappresenta un modo, una vitalità nascosta, a me piace molto dire che assomiglia al femminismo, o che il femminismo assomiglia a questo, perché è infatti un fenomeno che tra ombra e luce, tra superficie e sottoterra è sempre vissuto insieme all'umanità. Ogni tanto sprofonda, ci sono dei periodi di terribile dominio maschile e basta. Qualche volta emerge un pochino, c'è qualche periodo un pochino più, non è ancora mai emerso definitivamente, non è ancora quel grande fiume placido che ha intorno molto spazio per espandersi, molte pianure golenali in cui espandersi ancora quando proprio va in piena, però insomma a pensare che l'ultima fase prima della precedente c'era circa 3500 anni fa, non possiamo neanche lamentarci, abbiamo fatto abbastanza baccano. Allora, proviamo? Ok? Va meglio adesso? Perfetto. Allora, ringrazio intanto Paola per aver dato ancora una volta la possibilità all'Ampi di partecipare, di copartecipare a questa bellissima iniziativa per cui le ragazze di Mia tutti gli anni si impegnano non solamente a rendere viva e attuale la memoria della Resistenza, ma a vederla sotto un occhio diverso, ovvero dal punto di vista femminile, che sinceramente è un modo che nel corso degli anni non è stato sempre praticato. Anzi, diciamo che nella maggior parte dei casi la figura femminile, come giustamente sottolineava Paola, è stata vista in modo un po' ancillare, un po' in aiuto al partigiano maschio, normalmente combattente, il quale si serviva appunto delle donne come supporto, come staffetta, come altro con altri tipi di compiti. In realtà la resistenza al femminile, come tutta la resistenza, è stata una resistenza importante che ha la capacità, come tutta la storia della resistenza in generale,
di non aver mai finito di raccontarci quello che ci deve raccontare, un po' come Calvino dice dei classici, no? I classici che libri sono quelli che non hanno mai finito di dirci ciò che ci devono dire. La storia della Resistenza è assolutamente questo. La storia della Resistenza è una storia di estrema complessità. Estrema complessità significa che, nonostante gli studi che sono stati fatti fino ad oggi siano numerosi e in larga parte anche abbastanza approfonditi, non se ne sa ancora abbastanza. O meglio, di una storia così complessa e così stratificata, non si è ancora arrivati davvero a trovare completamente tutti gli elementi necessari a una comprensione globale. In parte perché le chiavi di lettura sono cambiate, sono evolute nel corso degli anni. La chiave di lettura che poteva essere di tipo un po' più agiografico celebrativo, che magari prevaleva negli anni 60 o negli anni 50, poi è diventata con gli anni 70, gli anni 80, gli anni 90 sempre più problematica. Sono fioriti tantissimi studi, soprattutto a livello locale, nei quali si sono sottolineati moltissimi aspetti della Resistenza. Ad esempio, un aspetto che dal mio punto di vista oggi, questa è una nota a margine, viene un po' sottovalutato, è l'aspetto militare, che invece negli anni 50, nei primi studi sulla Resistenza, era largamente prevalente. Perché dico che viene sottolineato l'aspetto militare? Perché nell'evolvere degli studi sulla Resistenza e nell'evolvere della sensibilità anche delle persone che in qualche modo leggono e recepiscono questi studi, cambiano anche gli attacchi che la Resistenza e la storia della Resistenza continuano a subire. Ad esempio, negli ultimi tempi, uno degli attacchi prevalenti riguarda appunto il fatto di essere stata ininfluente dal punto di vista militare. Ecco, questa è, come sempre, l'ennesima bufala di moda, perché poi ci sono state nel corso degli anni tutta una serie di accuse che sono state fatte alla Resistenza e ai suoi protagonisti, puntualmente smentite nel corso degli anni, e questa, diciamo, è una delle ultime. Due punti vorrei sottolineare riguardo la figura di Lidia Menapace. Innanzitutto, Lidia Menapace è stata estremamente importante e sicuramente estremamente lungimirante nel capire che fra una certa sinistra e il mondo cattolico poteva esserci un dialogo, e poteva esserci un dialogo fecondo e costruttivo. Questo Lidia Menapace se l'ha immaginato in un periodo di guerra fredda dove le scomuniche reciproche rendevano spesso poco fruttuoso e poco possibile un dialogo fra due mondi che in realtà rappresentano due sensibilità popolari molto importanti in Italia, e che quindi sarebbe buona cosa che ogni tanto dialogassero senza, diciamo così, senza falsi pudori e senza reticenze reciproche. Dall'altra parte, uno degli aspetti che mi ha sempre colpito di Lidia Menapace le volte che l'ho incontrata è stato questo soffermarsi sugli aspetti più ironici e più paradossali del fascismo, che lei sottolineava, per esempio, raccontando delle barzellette che venivano raccontate ai tempi del fascismo, ovvero smontando questo machismo, questo superomismo, questo modo di immaginarsi un regime retto con pugno di ferro da un uomo di ferro, smontato in realtà da una forma di protesta, di arte, se vogliamo, molto popolare, come la barzelletta che viene raccontata appunto anche allo scopo di mettere in ridicolo il potere, di mettere in ridicolo chi lo esercita. L'ultima nota che voglio sottolineare è una nota proprio di carattere culturale. L'occasione che Mia offre a tutti e a tutte le volte che propone un tema, un personaggio durante
questo appuntamento di Camminare Diritte è un momento di riflessione e di studio. Vorrei segnalare per la casa editrice La Terza l'uscita di alcuni testi molto belli, la collana Fact Checking, curata da un giovane storico dell'Istoreco di Torino, che è Carlo Greppi, uno storico estremamente preparato. Sono usciti 4 titoli fino adesso, davvero consiglio di leggerli, consiglio di approfittare di questi testi, perché sono davvero importanti per riuscire a fare il punto di quello che è oggi il dibattito storiografico. Una nota più locale, un grande ringraziamento all'Ampi di Viadana, perché abbiamo ristampato di recente un testo che era uscito di stampa molto tempo fa e devo dire che con grande soddisfazione per questo 25 aprile siamo riusciti a metterlo a disposizione di tutti i nostri tesserati, di tutti gli appassionati di storia, di tutti coloro che volessero approfondire davvero qual è stata la resistenza da queste parti. Quindi grazie ancora a tutte e a tutti e la parola alla professoressa Benazzi Mazia. Mi saluto. Molte cose ve le hanno anche già un po' dette sia Paola che Giancarlo. Ma io volevo anche parlare della storia di Lidia Menapace, ma soffermandomi prima di tutto su questo su questa realtà che è un libro meraviglioso. Qua tutti fanno titoli, presentano titoli di libri, ma io vorrei partire da questo. Si intitola La resistenza taciuta. Questo perché, adesso vi spiego che libro è, questo perché la difficoltà che si è avuto come donne ad essere riconosciute nella resistenza è perché è prevalsa quest'idea di essere solo, come dire, appunto, questo ruolo quasi sussidiario, senza dare un giusto valore. Nella resistenza ci sono state tante donne. E il problema qual è stato? Che mentre in generale gli uomini hanno immediatamente parlato, preso parola, c'è una frase bellissima che viene messa a esergo, no, di questo libro, molto molto interessante, che è questa, che dice: tanto gli uomini sono pieni di loro, tanto le donne preferiscono tacere. Ecco, in più metteteci che negli anni, poi subito dopo la liberazione, tante donne che avevano partecipato attivamente però ritornarono nei loro, come dire, spazi, la casa, il ruolo in famiglia. Ecco, furono poche le donne che presero poi parte attiva, ma questo anche perché c'era, vi ricordo, la grande discussione che fu fatta per dare il voto alle donne, e discussione che a un certo punto fu limitato l'idea del voto alle donne solo l'aspetto attivo, cioè il voto, ma non la possibilità di essere elette. E questo sarà una grande discussione che viene all'interno dei partiti, sia la DC che il PC, e poi alla fine si farà all'ultimo minuto un decreto legge per cui verranno messe anche in lista le donne. Vi ricordo che furono solo 20 le donne elette nel Parlamento per decidere poi la Costituzione, ma questa è un'altra, è una parte della storia che, grazie a Mia, avevamo già affrontato. Ecco, possiamo dire che fra gli anni 50 e 60, al di là di un film molto bello, che se avete occasione è il caso di vedere, io a volte lo facevo vedere a scuola, che sono interviste che la Liliana Cavani fa in occasione dei 20 anni
1965, 20 anni della liberazione. E sono interviste molto, molto belle. Ecco, questo modo di intervistare e dare la parola per uscire dal silenzio in cui la presenza delle donne, che erano state solo considerate in questa funzione di staffetta, poi vi dirò invece cos'era la staffetta, che non era una roba così semplice. Ecco, importante sarà questo libro. Siamo nel 75. Due giovani storiche piemontesi, Lidia Menapace e Di Novara, intervistano 12 donne che hanno partecipato con ruoli diversi alla resistenza piemontese. Sono interviste stupende, loro sono molto brave a porre le domande giuste. Si chiamano Anna Maria Bruzzone e Rachele Farina. E questo libro sarà un libro importante, perché è il primo libro che fa vedere nella realtà quanto è stata essenziale e importante l'azione delle donne, non solo nel momento della resistenza, ma nel dare vita alla resistenza e nel mostrare come per ogni partigiano o partigiana che c'era in montagna o nei gruppi della pianura, c'era tutta una rete importante. E importante sono stati i gruppi di difesa della donna, che già nel marzo del 43 faranno i primi scioperi, e le parole erano sempre pace, pane, perché c'era la fame anche. E c'è tutta questa azione capillare con le donne operaie, che è notevolissima. Gruppi di difesa della donna, in massima parte, erano comuniste, socialiste, c'erano anche presenza, poi ci sarà del Partito d'Azione, ma anche una presenza cattolica, che poi andremo a vedere meglio. Resistenza taciuta nel 2003 viene ristampato, e la grande Anna Bravo, storica a cui dobbiamo moltissimo, sottolineerà che cosa? Che grazie a questo libro si comincerà finalmente a dare voce e a far sì che quella agiografia, di cui anche Giancarlo ha fatto cenno, no? Di una resistenza tutta impostata sull'agire militare, anche se alcuni oggi vogliono metterlo in discussione, ma di un agire militare invece aveva anche tutto un altro grande importante aspetto, e cioè, uno, non poteva più la presenza dei partigiani essere eletta solo con questo universale maschile, non ha più la capacità di mostrarsi naturalmente universale, perché gli uomini possono continuare a parlare a nome delle donne? No, sono le donne che parlano a nome di se stesse, loro. Questa capacità di prendere noi la parola e di uscire da questo silenzio, da questa resistenza taciuta. Staffette che erano importanti non tanto per il discorso delle armi, ma soprattutto per il passaggio di informazioni e diffusione della stampa clandestina, perché era importante che si mantenesse una relazione costante nei piccoli paesi, nelle realtà dove agivano i gruppi partigiani. E qui arrivo, dimenticavo, siamo un po' così. C'è anche un altro grande libro, anche questo si muove nella stessa modalità del raccogliere testimonianze, qua sono tantissime, il titolo lo capite, Compagne. Sono un gruppo, ma in modo particolare c'è lei, Bianca Guidetti Serra, che noi vegliardi dai capelli grigi e bianchi sappiamo essere stata una, anche lei partigiana, una grande donna, avvocato, amica di Primo Levi, anche qui, anche lei piemontese, che darà vita poi a delle importanti associazioni di intervento nel mondo del lavoro, dove appunto dimostra come già all'inizio dei gruppi di difesa della donna c'era anche un'attenzione al salario, alla necessità e all'importanza del lavoro. Bianca Guidetti Serra
anche lei nello stesso periodo, esce poco dopo, esce nel 78, 1978, questo libro, e sono i due libri che danno il via a tutta una generazione poi di storiche che su questo hanno indagato e hanno fatto un lavoro notevole per dimostrare quanto sia stata essenziale, indispensabile l'azione di queste donne, non solo perché portavano armi, anzi Lidia Menapace non ne ha mai portate, portava il plastico, se lo era messo anche qua sul petto, quello che serviva per far saltare i ponti dove dovevano passare i carri armati tedeschi e i gruppi repubblichini. E quindi su questo, su questa importanza dell'agire delle donne nel preparare la resistenza e nel condurla e nell'essere anche attive, ci sono state anche delle donne comandante partigiane, queste soprattutto in Romagna, donne che hanno dato vita anche a gruppi di sole donne, cioè è un universo straordinario ed estremamente ricco. E Lidia Menapace nasce nel 1924, è giovanissima, e ha 20 anni, quando decide di entrare nella clandestinità, e lei avrà come nome, si sceglie come nome, non è proprio lei, erano in due amiche, Bruna e l'altra era Chiara, perché una aveva i capelli scuri e l'altra li aveva biondi. Ma mi si comunica che sono diventata staffetta, cioè che svolgerò un servizio regolare di collegamento e di notizie tra il CLN di Novara e le formazioni che sono in montagna, visto che ho abbastanza resistenza a girare in bicicletta. Quell'ironia che diceva prima Giancarlo è una cifra costante di Lidia Menapace, e non solo lo trovate nel libro Io Partigiana, che già vi abbiamo detto, ma è uscito anche un altro piccolo libricino da cui pescherò alcune cose. Nel 2015 Lidia Menapace scriverà questa sorta di romanzo della mia vita, Canta il merlo sul frumento, che molti di voi credo sapranno che era il modo dialettale di dire il tantum ergum nelle campagne. Allora io voglio prima raccontarvi alcune cose della biografia stupenda di Lidia Menapace, che è stata veramente un'anticipatrice, ma essendo lei non una di quelle donne che prendono la scena, ma come dice nel film che dovreste vedere per intero, è una donna che ha sempre in modo coerente e preciso continuato ad essere attiva, ad essere critica, ad essere vigile ed avere chiaro che per cambiare il mondo la cosa più importante, oltre alla coerenza personale in vista degli obiettivi, è praticare anche un linguaggio deciso, diverso e molto forte. Sarà lei, Lidia Menapace, che darà il famoso, non mi piace dire slogan, comunque fuori la guerra dalla storia. Ecco, possiamo dire che Lidia Menapace è anticipatrice, come l'ha chiamata Monica Lanfranco, è anticipatrice di tanti temi che noi adesso ci troviamo, catapultati dentro in questa situazione. Allora, Lidia Menapace, nasce nel 24, è figlia di una famiglia, il padre è, sto andando veloce per non... il padre è ferroviere, una famiglia simpatica perché ha in sé tutte le componenti, l'origine di origine mazziniana, la madre più anarchica, una zia più cattolica, e cresce in questa famiglia molto, molto attiva, in cui la madre le dirà sempre: ricordati Lidia che una donna deve essere indipendente e autonoma e sapersi mantenere. Anche questa è una frase che
in molte di noi della mia generazione, degli anni nata nel 56, sono nata nel 56, è una frase che mi sono sentita spesso ripetere. Lidia Menapace studia, è molto brava, studia al liceo classico, riesce a essere iscritta perché fa un esame da privatista e continua, poi continuerà questa sua passione indicibile per lo studio e soprattutto la letteratura e lo studio del linguaggio, cioè i significati, le origini delle parole. E sarà in quegli anni che lei poi si iscriverà alla Cattolica, perché frequenta Milano, perché viene considerata comunque una degli spazi, e vi ricordo che la realtà soprattutto dell'Università Cattolica di Milano è molto interessante da un punto di vista della presenza, io preferisco dire cristiana, anche se sì, cattolica, dell'antifascismo. Sono antifascisti, radicalmente antifascisti, e saranno i più critici e si muoveranno molto su questi temi. E solo un piccolo episodio, dei contatti della Cattolica di Milano, dove molti poi entreranno anche nella Resistenza, ci sarà un contatto anche con Don Primo Mazzolari, ma qua è un'altra storia. Lei entra, comincia a fare la staffetta, perché in quegli anni aveva visto anche lei l'azione dei fascisti e di quello che avevano fatto prendendo, ecco, dei giovani. E lei non abbandonerà mai questa sua radicalità di definirsi partigiana. Ormai anziana le chiederanno: ah, lei è l'ex partigiana? Dice: no, essere partigiani è una scelta, si resta partigiani sempre. Cosa significava per lei essere partigiana? Essere certamente antifascista, ma essere sempre dalla parte di chi è oppresso o oppressa, essere fortemente, fortemente e decisamente radicale in questo. Finita la guerra, lei lo scrive nel 1946, lei frequenta sempre un'università e nell'azione cattolica, più che nell'azione cattolica, entrerà poi nella DC. E c'è questo periodo di frequentazione della DC. Siamo poi nel 1952, conoscerà suo marito, il medico Nene, si sposano. E lei gli chiede però di andare, era di Trento, lei gli chiede di vivere a Bolzano perché Trento era troppo duro, insomma. E qui continua la sua militanza molto precisa nella DC e nello stesso tempo, con tutta una serie di contatti, continuerà anche il suo impegno, finito e laureata, insegnerà alle scuole perché vince il concorso, ma ha anche un incarico all'università. C'è un momento molto importante per lei, quando siamo sempre agli inizi degli anni 60, c'è sempre questo suo impegno politico nella DC, ma è sempre molto critica, così come era stata critica contro la scomunica nei confronti dei comunisti. Su questo, ecco, Lidia Menapace è stata un esempio stupendo di valorizzazione delle differenze e dell'idealità, che non sono in contrasto, ma sono dialoganti a tal punto che arriviamo, per farla un po' veloce, al 68, anno cruciale. Lei è all'università, alla Cattolica, ma voi sapete che alla Cattolica ci furono le prime azioni, agitazioni, c'era un altro tipo cattolico anche lui, si chiamava Mario Capanna, che poi sarà quello che fonda Democrazia Proletaria, belli questi intrecci, e nel
68 lei scrive un libretto per una scelta marxista. Non preoccupatevi, l'Università Cattolica, che è naturalmente in fatto di apertura intellettuale non ne aveva certamente, non le rinnova l'incarico. In questa fase, come dire, delicata, ha un'amicizia importante, molti di voi lo conosceranno, è Lucio Magri. Lucio Magri, che era impegnato nel PC. E in quel tempo Lucio Magri, insieme ad altri, aveva dato vita a un giornale che proprio in questi anni, scusatemi, proprio in questi giorni, ha compiuto 50 anni. Ed è anche il mio giornale, Il Manifesto. E Lucio Magri invita Lidia Menapace a incontri che c'erano, e lei dice in questo bel libro veramente simpatico, Canti il merlo sul frumento, lei dice che comincia l'avventura in quella comune strana che era la comune di Via Tomacelli nella sede originaria del Manifesto. E lei sarà molto molto attiva, se in questi giorni qualcuno di voi ha acquistato l'altro giorno Il Manifesto, che ha dato tutta una serie di prime pagine del Manifesto quotidiano, ci sono anche delle foto dove si vede Lidia Menapace che corregge le bozze dei suoi articoli. Ecco, la sua militanza politica è una militanza importante, perché non negherà mai le sue appartenenze, che lei non ha mai definito però come tali, perché appartenere è una relazione, come dire, che ti provoca delle contrapposizioni, e invece per lei era l'adesione, avere una fede, essere credente, ma non essere con questa clericale, essere nella sinistra, ma non essere legata precisamente a partiti. Lei resterà molto nel Manifesto, insieme a Lucio Magri darà vita all'OBDU, Partito di Unità Proletaria, e sino al momento in cui l'OBDU decide di ritornare nel PC, siamo molto avanti negli anni 70, ma lei non aderisce, ma invece aderirà a Rifondazione Comunista. Ma il suo, fino adesso chiudo la parentesi politica, sino a continuare poi una sua presenza attiva nel movimento comunista, e nelle ultime elezioni Lidia Menapace era candidata per Potere al Popolo. Ecco, quando io vi dico che Lidia Menapace risulta essere un'anticipatrice e ha saputo unire tutte queste sue adesioni, idealità molto profonde, nelle quali per lei importante e decisivo è il femminismo. Nel bellissimo film c'è questa frase, no? Che adesso torna spesso, che il femminismo è un movimento carsico, che ha diversi rivoli, perché ormai parliamo di femminismi. Ecco, fu lei la prima a dare questa denominazione di fiume carsico, no? Realtà carsica, per dire appunto che nei momenti poi si emerge, in altri momenti invece va più sottoterra, ma non è che sparisca, ma lavora. Lidia Menapace sarà sempre anticipatrice. Guardate, vi ringrazio perché grazie a Danise sono andata a ripescare anche libri antichissimi, fra i quali ho trovato questo, Economia politica della differenza sessuale, Lidia Menapace, è un testo dell'87, 1987, dove lei, sulla scorta della sua grande maestra, anche la mia, adesso lì non si vede ma c'è anche lei, che è Rosa Luxemburg. Lidia Menapace sarà una delle più attente, insieme a Lelio Basso, a dare valore a questa grande personalità
a questa grande donna politica che si occupò anche di economia, che era appunto Rosa Luxemburg. E in questo testo lei enuncia già tutta una serie di riflessioni che oggi stanno tornando forti, cioè il discorso della cura, dell'importanza, cioè di tutte quelle attività essenziali alla vita, che sono le attività che noi chiamiamo riproduttive, ma non solo il discorso del fare figli, ma soprattutto quello di avere la cura del proprio oikonomos, della propria casa, non solo casa, ma la casa come mondo. Quindi dare più valore a quanto realizziamo e stiamo, come dire, curando, non mi viene un'altra parola, giro intorno a questa, rispetto invece a un capitale che ha come centro la produzione di merci spesso inutili e di consumo e consumismo. Lei sarà una di quelle che su questo si muoverà di più, non solo, ma centrale sarà per lei, appunto quando afferma fuori la guerra dalla storia, una radicale azione pacifista. Il nucleo era le armi, gli eserciti. Ecco perché lei anche nella resistenza ha esaltato molto tutti questi aspetti del lavoro quotidiano di cura e sostegno rispetto solo a un uso delle armi che purtroppo fu necessario. Nel 2006 lei è senatrice di Rifondazione Comunista e avrebbe dovuto essere presidente della commissione difesa, ma ahimè il giorno prima, dico ahimè perché il giorno prima che dovevano esserci le votazioni, e per accordi sapete che le opposizioni hanno la presidenza delle commissioni, no? Lei uscì con uno scritto di critica sulle frecce ticolori e l'assurdità di questi soldi sprecati, sciupati, e contestava appunto queste manifestazioni militari. Non diventa presidente della commissione, passerà però presidente della commissione per le azioni della non solo dell'amianto, ma di tutte quelle attività di quei materiali che vengono usati fortemente inquinanti e distruttivi. E quindi anche su questo lei si mostrerà molto attenta. Ma io voglio, perché preferirei che magari mi faceste delle domande oppure discutessimo un po' insieme, vi vorrei far notare una cosa molto importante di Lidia Menapace quando vi ho detto della centralità che lei dava all'impegno pacifista, ma soprattutto alla critica delle armi, dell'uso delle armi, dei finanziamenti dati alle armi, e su questo lei non smise mai, ecco, quando dice sempre in questo bellissimo libricino, prendetelo, dico libricino ma in termini affettuosi, non perché sia meno importante dei libroni, è perché c'è tutta questa leggerezza, finezza di una donna che ha saputo tessere delle relazioni magnifiche, ma soprattutto dei pensieri che ancora oggi noi possiamo usare. E dice, non sarebbe meglio magari, è il 2015, abolire la guerra, ridurre le spese militari a vantaggio di un bel servizio di medicina preventiva, di città accoglienti a pro degli anziani in solitudine, di una società solidale dove vecchi e vecchie possano, se vogliono, agire, aiutare a conservare e trasmettere la memoria storica recente, eccetera, eccetera. Perché aveva fondato con delle sue amiche lì a Bolzano il Club delle Vecchiacce, anche qua tanta ironia perché era il suo stile, ma toccava il punto oggi, non stiamo forse vedendo come non avere investito nella sanità ci ha portato quello che ci ha portato?
Ebbene, nonostante questo, oggi nel Recovery Fund stiamo parlando di aumentare ancora spese militari e non è stata accolta la proposta che sicuramente Lidia Menapace avrebbe fatta sua dell'Associazione per il Disarmo, di bloccare almeno per questo anno l'acquisto di nuove armi. E invece questi 7 miliardi previsti saranno per l'acquisto di portaerei e altre armi. Già tutto il Ministero della Difesa sono più di 24 miliardi, ma ne parliamo se volete dopo. Ecco, Lidia Menapace è anticipatrice, è compagna, mi piace usare questo nome, compagna, companis, coloro che condividono il pane. E lei, alla fine di questo libro, ci lascia, io l'ho riletto in questi giorni per preparare questa serata, lei lascia, secondo me, un testo che è come una sorta, oggi lo potremmo leggere, di testamento politico, e ve lo voglio leggere, è breve. E dice: credo che sia necessario, per quanto è possibile, non essere precipitosi e usare tempo, senza sprecarne, a costruire le forme di rivoluzione culturale che non portano allo scontro, ma mutano lo stato di cose presenti, come avrebbe voluto fare Marx. Finora il mondo è stato studiato, adesso si tratta di cambiare. Oltre agli aspetti contenutistici, sentite un po', è necessario trovare per l'organizzazione dell'agire forme politiche flessibili, autogestite. Non ho mai sopportato le visioni piramidali, gerarchiche, in questo la madre anarchica, anche il nonno anarchico, era una, come dire, un genoma che aveva nel suo DNA, quindi niente gerarchie. Ma queste forme politiche flessibili, autogestite, capaci di confrontarsi e stringere patti, senza pretendere sottomissioni, stupendo, adeguamenti burocratici e fornendo regole di azioni complesse. Quando sarà cresciuto un movimento molteplice, sentite un po', molteplice, non un universo pensiero unico, ma un pluriverso, di soggettività complesse, e noi siamo ancora qua a discutere se deve essere approvata una legge contro i reati di omofobia, blah, 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 blah. Ne parliamo se volete, quindi soggettività complesse e di dimensioni grandi. La rivoluzione sarà possibile, benché ardua. 2015, l'era del 21, quindi guardate un po', novantenne, già non aveva mai abbandonato quest'idea minima che è: cambiamo il mondo, perché così non va. Si dispiegherà l'economia della riproduzione. Per economia della riproduzione è quello che vi dicevo prima, questo senso importante della cura. Non sono le merci l'oggetto, non è il capitale il centro, non è il mercato il centro, ma è la vita quotidiana degli esseri umani, tutti. E in questo necessaria una grande uguaglianza, perché invece in questi ultimi 2 anni cos'è accaduto? Accentramento sempre di più delle ricchezze nelle mani di pochi e un aumento a dismisura di povertà. Allora lei dice: si dispiegherà invece un'economia della riproduzione che dal basso, ricomporrà la prosecuzione della specie, la tutela della vita, della salute e dell'ambiente, la costruzione di un'alfabetizzazione totale, dove per lei alfabetizzazione è questa visione culturale aperta, non androcentrica o gerarchica o patriarcale, possiamo dircelo, ma questa pensare il mondo in questa modalità di rispetto reciproco e di vita degna per tutti, senza domini, senza sottomissioni, senza sessi che vogliono essere dominanti, ma aggiungo di più, senza realtà centrali, dominanti, pensate
una cosa di cui anche lei se n'era occupata, a quanti effetti nefasti e nefandi è stato il colonialismo e che cosa ha realizzato dal 500 ad oggi. Non sarebbe esistito la rivoluzione industriale, il capitale, senza il colonialismo e lo schiavismo, punto. Questa economia è l'economia che ruberà continuamente posto ai mercati e costruirà relazioni umane, laiche, capite? Lei credente era fermamente convinta però che ciò che era indispensabile non era un'adesione a una religio, capite? Ma invece a una visione fortemente laica. Molteplici e flessibili, un bel testamento. Ma chiudo con un'altra cosa. Siamo sempre nel Trentino. Lidia Menapace, forse perché il padre era un ferroviere, amava molto i treni, non lo so, questa è una battuta, si è sempre donata continuamente. Pensate che un anno io ero sindaco ad Osolo, la invitai per l'8 marzo. Bene, lei arrivava a Parma perché doveva poi tornare a Bolzano e allora si era fermata, sono andata io a prenderla in macchina, è venuta ad Osolo al cinema, ha fatto questo incontro con le donne bellissimo eccetera eccetera, poi l'ho riportata a Parma giusto in tempo perché prendesse il treno per arrivare a Bolzano e fra questi su e giù di treni aveva conosciuto già da prima comunque una figura straordinaria che vi suggerisco di dedicargli un incontro anche a questa figura. Era Alex Langer. E Alex Langer è un'altra figura straordinaria di questa capacità di non mettere muri, di non mettere confini, di non mettere etichette, ma essere capaci di saltare i muri, andare al di là, creare relazioni. Penso quando Alex Langer veniva per le occupazioni, conosceva molto bene Umberto Chiarini, eccetera, e veniva per le occupazioni che avevamo fatto contro il nucleare. Va bene, un'altra storia. Sapete tutti che Alex Langer si suicida 6 luglio 1995 in piena guerra che chiamarono guerra umanitaria, a proposito di armi. E sentite in un articolo stupendo che lei scrive al Manifesto, e chiudo con questa lettura molto, molto forte di quelle parole che oggi, rilette oggi, mi hanno risuonato molto vedendo con queste parole la pochezza dell'attuale condizione nostra politica. E dice: si può reggere a lungo una solitudine politica aspra in momenti volgari, sciocchi, vani e pericolosissimi. Lo riferiva alla condizione degli anni 95, quando era in corso, con una partecipazione diretta anche dell'Italia, in sfregio del nostro articolo 11 dell'Italia Repubblica della Guerra, ma noi avevamo fatto la guerra umanitaria. Continua Lidia. Mentre le mediocri biografie di personaggi, per lo più meschini, occupano colonne e colonne di giornali, voci e intrighi si svolgono intorno a qualsiasi vicenda e tutto è grigio e noioso, e lo strumento del dibattito politico diventa il pitale che misura la gettata del piscio. Straordinario. E allora, cos'è importante oggi? Lei si rivolge virtualmente così ad Alex Langer. È importante farci capire le cose giuste e importanti, che sono sempre la pace e la guerra, la povertà dei continenti, la miseria delle ricche metropoli, la distruzione della natura. Ma chiude con questa frase che io dono a voi e la voglio lasciare come domanda, pensando a quei naufraghi che sono morti nel Mediterraneo con la nostra complice silente. Che ci vuole ancora per bucare la nebbia dei nostri cervelli?
e il lardo delle nostre coscienze? Grazie. Ah, dunque, sì, il mio maglione è una mia opera, nel senso che, ma durante il primo femminismo storico, quello degli anni 70, le femministe lavoravano sempre ai ferri durante tutte le assemblee, un po' per dimostrare che non bisogna disprezzare i tipici lavori femminili. Credo che abbiamo fatto sciarpe per girare intorno all'equatore addirittura, e io ho fatto una quantità enorme di maglioni che, come si vede, esistono ancora. Questa sciarpina è un omaggio a Rosa, perché appunto lei, che era anche una donna frivola per nostra fortuna, era anche una donna capace di dire arguzie, prendere in giro, sbeffeggiare i suoi migliori amici, dal carcere scrisse una volta: compratemi in un negozio tale per tot marchi una giacchetta lilla, non si può vivere senza una giacchetta lilla. Eccoci. Scusate, eccoci qua. Grazie intanto Marzia della ricostruzione che hai fatto. Volevamo intanto anche ricordare alle persone collegate che possono, attraverso la chat, scrivere, fare domande, intervenire, sollecitare riflessioni, come già qualcuno ha fatto. Maria Luisa, insomma, intanto in tanti salutano, ringraziano, così tutti quanti noi. Però Maria Luisa si ricorda benissimo dell'episodio in cui Lidia era stata nominata presidente, no, ci ricorda di quando era stata nominata presidente della Repubblica. C'era proprio una petizione, si raccolsero molte firme, ma purtroppo non arrivò alla nomina. Sempre Maria Luisa ci ricorda, appunto, in tema di anticipazioni, di quanto Lidia sia stata anche anticipatrice del tema della ricaduta dell'inquinamento sulla capacità riproduttiva delle giovani generazioni. E quindi, insomma, già qualcuno ha cominciato a darci alcune sollecitazioni in questo senso. Invitiamo, insomma, un po' di tempo c'è ancora prima di invitiamo chi volesse a intervenire, ecco. Intanto grazie, perché immagino non sia stato semplice, Marzia, per te fare una scelta di sintesi massima nella però mi sono tenuta nei tempi, perché sì, cerco sempre, insomma, ho fatto il possibile, sì. Ho buttato via, sì, però sì. Ecco, questa cosa, intanto che qualcuno magari vuole intervenire, questa cosa della giacchetta lilla è per dirvi anche l'estrema leggerezza che aveva non solo lei, ma anche Rosa Luxemburg, ma non è la leggerezza dell'insipienza, è la leggerezza che riconosce nella vita la bellezza, la gioia di condividere qualcosa di bello. Questo, secondo me, è una cosa che insegnano anche le partigiane di questo libro che vi ho citato, La resistenza taciuta, perché hanno la capacità di farci vedere come nei momenti anche più difficili, più duri, c'è questa partigiana che arrivano le bombe sul treno, lei deve buttarsi giù dal treno perché si trova in questo campo, e in quel momento dice: ho visto le violette,
e ho pensato che le potevo raccogliere. E quindi è come se in quel momento l'essere dentro nella natura le portasse ancora più determinazione poi a continuare nella sua lotta. Non è un'estraneità, ma è un prendere anche più energia. Vabbè, insomma, però se c'è qualcuno che vuole intervenire, come faccio a sentire qua? O leggere? Allora, c'è una colonna, la tua penso destra, in cui vedi, so che tu non ami l'inglese, ma c'è scritto comments, tu puoi digitare, se no te le giriamo noi. Non le condividiamo, allora le condividiamo noi. Va noi, bene. Insomma. Per il momento appunto tanti messaggi, tanti apprezzamenti. Tra l'altro tu raccontavi prima, no, che l'hai invitata ad Osolo, insomma penso che anche Giancarlo si ricorderà, pochi anni fa Lidia Menapace doveva venire a Casal Maggiore, a raggiungerci anche a Casal Maggiore, penso tre anni fa, poi all'ultimo minuto, causa l'età, motivi di salute, insomma, era un'iniziativa che, fatta anche in collaborazione con noi, organizzata all'interno della festa di Rif Gosh di Casal Maggiore, poi all'ultimo ha avvisato che non avrebbe potuto raggiungerci, poi però ha telefonato e quindi è stato comunque presente in qualche modo, quindi insomma l'idea che raggiunga anche dei piccoli paesi come Casal Maggiore, come Dosolo, a quell'età in treno, davvero ti conferma quanto non stesse mai ferma. Però quando venne ad Osolo correva l'anno 1983, era già no, più... noi invece parliamo di 2-3 anni fa, quindi era decisamente più. Sì, sempre Maria Luisa ci informa che su Rayplay si trova il film documentario di cui credo parlassi tu, di Liliana Cavani. Giancarlo? Eccomi, mi sentite? Mi sentite? Sì. Allora, intanto molto, sono veramente piacevolmente colpito dall'intervento della professoressa Benassi, perché davvero ha saputo dare un taglio e una profondità pur in questa, diciamo così, con questa costrizione anche di una tempistica sicuramente che non aiutava, però ha veramente saputo dare un grandissimo taglio alla figura di Lidia Menapace. E tra l'altro mi veniva in mente, intanto proprio che parlava di questo femminismo e di colonialismo, un'altra Lidia che vorrei ricordare, che è Lidia Curti, sulla quale secondo me davvero varrebbe la pena anche in questo senso poter fare un incontro e presentare un po' il pensiero di una studiosa veramente straordinaria, che ha dato davvero un bel contributo per quanto riguarda sia il femminismo sia gli studi culturali, perché veramente davvero forse questo nome Lidia, non so, in qualche modo può evidentemente accomuna queste due grandissime studiose. Sentivo che Paola Mantovani prima mi andava via la connessione in alcuni momenti, ricordava questa splendida telefonata di qualche anno fa in un afoso pomeriggio di fine agosto, quasi sera, con la nostra Lidia Menapace, nella quale raccontava tantissime delle sue esperienze, proprio credo fosse fatto anche in occasione dell'uscita appunto del libro che hai
mostrato anche tu, Marzia, quello del 2015, perché davvero, ecco, anche in questa occasione abbiamo avuto proprio la possibilità di apprezzare una donna che davvero ha avuto una grande ironia, un grande senso dell'umorismo, anche in un'occasione insomma un po' così, un po' particolare, con un collegamento telefonico, vabbè, insomma, non vi dico tecnicamente, fu veramente qualcosa di strepitoso. Se c'è qualche domanda, mi piacerebbe che appunto ci fosse qualche sollecitazione alla quale possiamo rispondere, magari via chat o in qualche altro modo. Sarebbe bello poter approfondire un po' quanto è stato detto questa sera. Allora, guarda, da quello che vedo, appunto, domande in questo momento non ci sono ancora. Probabilmente, come ci dicevamo, il mezzo, noi speravamo vivamente, insomma, speriamo sempre di tornare in presenza presto. Purtroppo il mezzo non aiuta, perché dopo un'ora e un quarto di collegamento online, effettivamente. Allora, io direi che intanto nel mentre abbiamo già calendarizzato due possibili altri incontri, nel senso che appunto in chat si faceva la proposta di fare di dedicare un incontro di Camminare Diritte a Rosa Luxemburg, e tu proponevi addirittura, hai già una proposta anche tu su Lidia Curti, quindi insomma nel mentre che aspettavamo domande si sono già prefigurati altre iniziative possibili. Io insomma direi che non era proprio una figura di partigiana, diciamo che Lidia Curti, che condivide il nome con Lidia Menapace, è un'altra grandissima studiosa femminista, si è occupata di cultural studies, si è occupata di un sacco di cose interessanti anche sul colonialismo, ed è veramente un'intellettuale scomparsa non molto tempo fa, e sarebbe interessante insomma studiare una figura, perché è davvero un intellettuale di grande, grandissimo spessore, non necessariamente una partigiana, ma sicuramente una figura femminile da conoscere e da sicuramente da approfondire. Certo, ma questo risponde un po' a quello che abbiamo detto in premessa, no? Che la resistenza, come poi un'estensione anche, no, del concetto di resistenza, è un ampliamento. Quindi niente, noi direi che ci salutiamo, sperando di aver offerto, come accennavi tu prima, insomma, un'occasione, un seme, un'occasione di riflessione, di studio, e di aver anche appunto attualizzato, non solo ricordato, ma attualizzato il testamento, i valori che ci ha lasciato Lidia e che ci hanno lasciato insomma molte persone di cui abbiamo parlato, e di renderli più possibili attuali. Marzia, tu volevi aggiungere qualcosa? Beh, ringraziare voi come associazione, certo anche l'AMPI, però la cosa importante è che si continui a far conoscere, cioè credo che queste figure come Lidia Menapace siano figure che vanno valorizzate, perché altrimenti vengono messe da parte, accantonate. E l'importante è dare non solo valore, ma capire quanto queste donne ci possono ancora dare strumenti. E l'idea di Rosa Luxemburg fate benissimo, e visto che siamo in clima di proposte, io credo che anche per una storia che stiamo vivendo
di cambiamenti climatici, problema dell'ambiente, eccetera, credo che una delle figure che andrebbe presentata è la grande Laura Conti, perché è stata lei, anche lei comunista, medico, e la ricordiamo per la battaglia di Seveso. Proprio in questi giorni è stato ristampato il suo romanzo che lei scrisse proprio per i bambini, La bambina dal volto di lepre, e che è un romanzo che ho intenzione di rileggere, perché lo lessi quando successe la questione di Seveso, ma Laura Conti aveva chiaro, ed era su questo molto decisa, che un'idea di industrialismo, di cui anche la sinistra è ammorbata, prova ne sia quello che adesso sta uscendo nei 57 progetti, dove nei 57 progetti abbiamo ancora la TAV e non si pensa di lavorare, utilizzare quei fondi per le ferrovie regionali, che se devi andare a Milano passando per Cremona, da pregare a qual sant, per sperare che il treno sia, ecco, per dirla nel nostro linguaggio autoctono. Allora quest'idea che invece di fare le grandi opere sia necessario invece lavorare nel nostro territorio, fare il recupero, dare valore ai paesaggi, a quella che è la nostra terra, e non riempirla di veleni. Ecco, io credo che fare una serata dove parliamo di Laura Conti, gliela dobbiamo, perché anche lei è stata una di quelle figure che, proprio perché era non solo anticapitalista, ma antiindustrialista, fu una delle prime a mettere in discussione quest'idea della chimica a tutti i costi. Seveso voleva dire diossina, ma oggi cosa abbiamo capito di quella lezione, che ancora una volta all'Ilva di Taranto ci siamo ancora dentro in pieno? Cioè, finché non avremo capito che la risorsa è il nostro ambiente, e che la politica economica deve essere improntata non sul capitale, ma sulla cura, E l'altra cosa, poi basta, perché non vi stufo più, se lo trovo in questo casino di libri, sì, e per tutti vi suggerisco questo piccolo libro, è piccolo, piccolo, però si chiama Manifesto della Cura, è un brillante invito, sto leggendo dietro, a leggere, a trasformare la nostra economia e la nostra società, è molto alla Lidia Menapace, una mappa per capire come uscire fuori da crisi che si affastellano le une sulle altre e dare forma a un nuovo tessuto sociale. L'etica della cura universale è l'antidoto alla spirale di incuria che il sistema attuale mostra di avere per le persone e il pianeta. Oddio, così. Se c'è in linea, perché penso che la Maria Luisa sia la Parodi. Ecco, a lei dedico Indomita, questo splendido libro che andrebbe veramente presentato, perché questo ci fa camminare dritte e in piedi. Basta. Bene, bene, un sacco di consigli per lettura, abbiamo già una rassegna pronta, usciamo quindi operativissime da questo incontro, grazie Marzia. Brave. Brave, brave, brave. Grazie a Lampi. Ti salutano tutti e anche sulla chat. E quindi un bacione grande, un arrivederci. E... ciao. Se potete, ciao, potete mandarmi la stampa delle chat? No, è difficile. Potremmo farci la foto. Ma chiediamo alla nostra Rebecca Tamacoldi, che ci ha aiutato con la regia, che ringraziamo. Brava Rebecca, brava Rebecca. Tutti gli aspetti tecnici. E resistiamo. Grazie. Ciao a tutti. Ciao a tutte e a tutti. Grazie, grazie. Ciao. Ciao.